Mese dedicato a San Michele Arcangelo, 13 settembre. Grandezza di San Michele nell'amore verso gli angeli. Considera come San Michele Arcangelo, fattosi difensore di tutti gli angeli, procurò loro il bene della fedeltà verso Dio e dell'eterna felicità. Oh, quanto furono potenti quelle parole rivolte agli angeli. Chi è come Dio? Cerchiamo di immaginarci quella guerra celeste. Lucifero, pieno di orgoglio per voler essere simile a Dio, seduce e trae dietro a sé una terza parte delle schiere angeliche, le quali, innalzata la bandiera della rivolta, gridano guerra a Dio. Vogliamo rovesciare il suo trono. Quanti altri sarebbero stati sedotti da Lucifero e accecati dal fumo del suo orgoglio, se non fosse sorto l'arcangelo San Michele in loro difesa? Postosi alla testa degli angeli, gridò ad alta voce: Chi è come Dio? Come a dire: Attenti, non vi lasciate sedurre dall'empio dragone. È impossibile che la creatura divenga simile a Dio, suo creatore. Chi è come Dio? Egli solo è il mare immenso delle divine perfezioni e la fonte inesausta della felicità. Noi tutti siamo che un niente innanzi a Dio. Considera quanto formidabile fu tale guerra. Da una parte San Michele con tutti gli angeli fedeli, dall'altra Lucifero con ribelli. San Giovanni la chiama guerra grande, e veramente fu grande per il luogo in cui avvenne, cioè nel cielo, grande per la quantità dei combattimenti, cioè angeli che sono fortissimi per natura, grande per il numero dei combattenti che furono milioni, come dice il profeta Daniele, grande finalmente per il motivo. Essa non era stata suscitata per un puntiglio, come le guerre umane, ma per sbalzare Dio stesso dal suo trono, per misconoscere il divino Verbo nella futura incarnazione, come dicono alcuni padri. Oh, guerra veramente terribile. Si viene al conflitto. San Michele Arcangelo, duce degli angeli fedeli, assale Lucifero, lo abbatte, lo vince. Lucifero e i suoi seguaci, sbalzati da quelle beate sedi, piombano qual fulmine negli abissi. Gli angeli di San Michele si sentono salvi e danno a Dio omaggio e benedizione. Considera come una tal guerra cominciata da Lucifero nel cielo non è terminata. Egli continua a combattere contro l'onore di Dio qui in terra. In cielo sedusse molti angeli. Quanti uomini seduce e trae nella perdizione ogni giorno in terra? Ne tragga salutare timore il buon cristiano e rifletta che Lucifero è un nemico che conosce tutte le arti di nuocere, sempre in giro qual leone affamato per predare le anime. Bisogna star sempre vigilanti, come esorta San Pietro, e respingere con coraggio le sue tentazioni. Chissà quante volte sei stata avvolta anche tu nella sua rete, quante volte ti sei fatto sedurre, quante volte, compiacendoti in cuore della tentazione, ti sei ribellato a Dio. Forse anche ora ti trovi tra i lacci del demonio e non sai svincolartene. Ma ricordando che gli angeli del cielo guidati da San Michele Arcangelo non furono sedotti da Lucifero, mettiti sotto il suo patrocinio, come dice San Pantaleone, e sarai vincitore del demonio, perché egli ti darà tanto vigore da superare tutte le aggressioni del nemico. Apparizione di San Michele in Alvernia. Il monte dell'Averna è rimasto celebre per le apparizioni di San Michele, ivi si ritirò San Francesco d'Assisi per attendere meglio alla contemplazione ed imitazione di nostro Signore Gesù Cristo, il quale si recava solo sui monti a pregare. E poiché San Francesco si domandava se veramente quelle immense fenditure che si vedevano fossero avvenute nella morte del Redentore,
apparendogli San Michele, di cui era devotissimo, venne assicurato che era vero quello che per tradizione si diceva. E poiché San Francesco con questa credenza frequentemente andava a venerare quel santo luogo, avvenne che mentre colà in onore di San Michele stava facendo devotamente la sua quaresima, nel giorno dell'esaltazione della Santa Croce, gli apparve il medesimo Sant'Arcangelo in forma di serafino, alato, crocifisso, e dopo avergli impresso nel cuore un serafico amore, lo segnò con le sacre stimmate. Che quel serafino fosse stato San Michele Arcangelo lo indica come cosa molto probabile San Bonaventura. Preghiera. O potentissimo difensore degli angeli, glorioso San Michele, a voi ricorro io, che mi vedo sempre assediato dalle insidie del nemico infernale. La guerra che egli muove all'anima mia è terribile, difficile e continua, ma più forte è il vostro braccio, più potente la vostra protezione. Sotto lo scudo del vostro patrocinio mi rifugio, amabile protettore, con la più viva speranza di vincere. Deh amorosissimo arcangelo, difendetemi ora e sempre, ed io sarò salvo. Salutazione, io vi saluto San Michele, voi che con i vostri angeli non cessate notte e giorno di combattere contro il demonio, difendetemi. Fioretto, farai una visita alla chiesa di San Michele pregandolo di accoglierti sotto la sua protezione. Preghiamo l'angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio custode. Illumina, custodisci, reggi, governami, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen.